I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno notificato all'alba di oggi 10 misure cautelari, arresti in carcere, domiciliari e divieti di dimora in Campania a 10 indagati, tra cui l'ex sindaco di San Felice Cancello nel Casertano ed ex consigliere regionale Pasquale De Lucia e alcuni imprenditori di Casal di Principe in un'indagine sulla aggiudicazione di appalti pubblici e privati e su presunte infiltrazioni della Camorra nella pubblica amministrazione. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, eseguite nella provincia di Caserta, Benevento, Catania e Terni. Gli indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio e rivelazione e uso di segreti d'ufficio con l'utilizzo del metodo mafioso. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.